Sono in imbarazzo nello scegliere se lei sia più mentitore o più reticente. E la ringrazio però del numero che ci ha appena comunicato dei rimpatri effettuati quest'anno, 1283. Dall'inizio dell'anno ci sono 100 giorni, lei ha parlato di 1283 rimpatri, che diviso i 100 giorni dell'anno in corso fa 12,83 rimpatri al giorno, come testimonia in effetti il cruscotto che ho appena guardato sulla pagina del sito del Ministero dell'Interno. Le segnalo che questo è un peggioramento di 5 unità e mezzo rispetto all'anno precedente, il 2018, nel quale l'Italia, tra il mandato suo di governo da giugno e quello precedente del Ministro Minniti, ha avuto una media di rimpatri di 18 al giorno, quindi sta peggiorando. Ma non siamo noi che abbiamo promesso agli italiani, signor Ministro, che lei avrebbe rimpatriato 500.000 persone. Noi con questa interrogazione avremmo voluto che lei agli italiani dicesse la verità, che mentì in campagna elettorale dicendo che avrebbe rimpatriato 500.000 irregolari e che sta mentendo adesso perché sta abbassando la media di rimpatri rispetto all'anno scorso. Sono i numeri che lei ha appena testimoniato nella Camera dei Deputati. Io capisco la difficoltà del dover ammettere che il provvedimento del decreto sicurezza che è stato approvato da quest'Aula sta aumentando in questo Paese gli irregolari. Alla fine dell'interrogazione che noi le abbiamo rivolto c'era una domanda semplice: di quanto sono aumentati gli irregolari da quando è entrato in funzione il decreto sicurezza, ovvero le persone che non hanno visto rinnovare il proprio permesso di soggiorno per motivi umanitari a seguito delle nuove norme? Lei non ci ha risposto, perché deve essere reticente. Perché non può dire agli italiani che, a parte la diminuzione degli sbarchi, che certo era parte del suo programma ed è parte della sua azione, il resto del programma, cioè la diminuzione dell'irregolarità in Italia di coloro che vengono da altri paesi, è invece in Concluda, per aumento. favore. L'azione politica del suo governo e del suo ministero, che ha mentito in campagna elettorale, sta producendo il contrario di ciò che ha promesso La quanto al ringrazio. numero degli irregolari presenti nel nostro paese.